Oh, voglio fare una serie che non so perché ancora non avevo incominciato. Questa veramente la porto avanti, cioè i videogiochi più difficili di sempre. Incominciando dal retro con gli anni 90. E anche un pochino prima, insomma. Sì, tutto il comparto dei giochi di una volta. Dai side-scroller, puzzle, top-down, ballatelle, di tutto qua. Basta che facciano incazzare, eppure parecchio. Benvenuti su Watchmojo Italia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, raga, prima di incominciare. E attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime top tema gaming e altro, e andiamo alla numero 10 con Echo the Dolphin, il dolfinio protagonista di uno dei giochi più realistici di sempre. Penso con protagonista un delfino, ce ne sono molti, perché descrive bene la difficoltà che qualunque cetaceo effettivamente incontrerebbe nello sconfiggere alieni sottomarini armato solo del suo sonar. È il delirio, un tocco e si muore, non ci sono checkpoint. Direte, beh, almeno possiamo, pur essendo un delfino, nuotare quanto ci pare, perché cioè è un videogioco, quindi fanculo la fisiologia. No! Tocca anche trovare sacche d'aria e risalire di tanto in tanto in superficie per respirare, perdendosi tra i vari tunnel. Il creatore Ed Annunziata ammise di averlo fatto troppo difficile, tanto che nemmeno lui riuscì a finirlo, per paura che la gente lo prendesse a noleggio, come si usava una volta, e lo completasse in una settimana per poi non giocarci più. E alla numero 9, Super Castlevania 4, classico Super Nintendo in cui si guida un Simon Belmont vestito come se stesse andando a un concerto di power metal a Oslo o stesse facendo un cosplay di Conan il Barbaro. Sembra cafonissimo, in realtà è un impedito totale. Con il suo frustino sadomaso andava puntualmente a schiantarsi contro ogni genere di mulo volante disposto a cazzo di cane nell'arena, muri che però potevano essere comodamente invece attraversati dai nemici e i loro projectiles. Mi sembra assolutamente logico. Aggiungete a questo che credo sia l'unico gioco simile in cui ti dovevi preoccupare davvero del limite di tempo. Era tipo Art Attack, cioè iniziava fatto, no, non ho fatto, è appena iniziato il livello, e morivi. E alla numero 8, Silver Surfer. Oh, questo sembra facile perché alternando top down visuale side scroll in laterale piuttosto lenta, tra l'altro tu sparavi 3 proiettili al secondo, sembrava una cavalcata verso un veloce successo, tanto che il gioco volendo si poteva, pensate, finire in un'ora. Ma la realtà è che era una cavalcata da casa tua verso il negozio che te l'aveva venduto per uccidere il proprietario. Silver Surfer è un supereroe quasi onnipotente che schiatta se si becca un muro in faccia. Ora, non sto qui a dire che un muro sulle gengive non faccia male, sicuro ti manda dal dentista, va bene, ma io muoio se mi schianto contro un muro. Solo che io sono Enrico Valli, non sono Super Silver Valli. Come E alla numero 7, Contra Hard Corps. Partendo dal presupposto che ogni Contra ti fa venire voglia dopo 2 minuti di spegnere il gioco e andare a spegnere anche vite innocenti per strada delle prime persone che ti capitano a tiro, questa esclusiva per Genesis era una cosa. Questo genere, per chi non lo sapesse, è un misto bullet hell, nel senso vieni costantemente bombardato da una quantità ben oltre l'umanamente accettabile di proiettili, e per questo gioco io non ho idea di che genere di disturbo mentale uno dovesse avere per riuscire a seguire ogni genere di colpo che volava a schermo ed evitarlo. Tu crepavi se venivi sfiorato. Era divertente? Molti dicono di sì. Io dico che molti non capiscono un ca... Alla numero 6, Super Mario Bros. The Lost Levels. Considerate che la Nintendo si rifiutò di pubblicare questo gioco in Occidente, in particolare pensando che come pubblico l'avremmo trovato troppo difficile. Ci stavano dando degli inetti, avete capito? Facevano bene, perché ci ho messo le mani una volta e vorrei non averlo fatto. Il vento che ti sposta a caso mentre salti e tu non lo puoi prevedere. I funghi velenosi a caso che ti uccidono al posto che farti diventare 2 metri e tu non lo puoi prevedere. Le warp zone che ti rimandano indietro di tutto il livello. Cioè, non era difficile. Era, e parlando in gergo tecnico, diciamo uno scartavetramento di coglioni. Proprio il genere di gioco. Platt's Paperment of Family Jewels. È un genere, un sottogenere del platform. E alla numero 4, Star Wars l'impero colpisce ancora. Una parte ben precisa del nostro corpo, non c'è bisogno che vi dica qual è. Lo vedete Luke all'angolo? Ecco, è come si passa 3/4 del gioco. Divertente, è assolutamente non canon, tra l'altro, considerando che 3/4 dei nemici visti nei vari film nel gioco sono tipo grandi 7 volte tanto, senza nessuna ragione. Luke è un coglione più che nei film, e ci vuol tanto, non riesce a utilizzare la forza, in pratica è un imbecille, va avanti sbatacchiando una spada, che non so se sia anche laser, perché non fa una mazza ai nemici. Almeno direte, beh, abbiamo una barra della vita. Sì, ma che differenza c'è tra avere una barra della vita e il non averla e morire in un colpo? Se tanto muoio comunque in un colpo, semplicemente che vedo la mia barra della vita che fa e finisce. Ma...
E alla numero 3, The Mist, o un puzzle game, tanto per cambiare un pochino tema, era il momento dei puzzle in prima persona negli anni 90, mezzi avventura immersiva che in pratica gestivi cliccando dove volevi andare, non c'era libertà di movimento, leggevi, cioè di movimento della telecamera intendo, leggevi e risolvevi gli enigmi, tipo quelli di Benoit Sokal con Amazon, un gioco che adesso dico così ma probabilmente nessuno ha mai giocato, soltanto io. E Benoit Sokal, ecco, il fatto che ci fosse la cam fissa contribuiva a un senso dell'orientamento simile a quello che avresti avuto in un bosco finlandese di notte. Non so se sapete come sono i boschi finlandesi, ma andateci di notte e poi vedete che cazzo succede. Disseminato di puzzle senza un minchia di senso, tanto che gli stessi sviluppatori misero un manuale di soluzioni nella scatola. Ma perché? È la numero 2, Super Ghouls and Ghosts, anche noto come Super Bestemmie Sen Istinti Suicidis. Non era il più difficile della serie, ma è anche quello che faceva più incazzare, che contribuiva a renderlo uno dei, se non il più frustrante della serie. Super cosa è sta ceppa? Per un semplice motivo, i nemici spawnavano dal nulla in un momento. Tu così, cioè una gestione spaziale dell'IA inesistente, nel senso che potevano tranquillamente comparire anche nello stesso punto in cui tu ti trovavi e beccavi danno senza poterti opporre morendo. Quel punto che fai veramente, cioè la violenza. La violenza è l'unica risposta, sempre. E alla numero 1, Battletoads. Rospi da battaglia, è verissimo, nel senso che in battaglia ci vanno, ma nessuno specifica poi se tornino a casa. Anche noto come voglio morire per favores, delle rane contro il male totale per morire a ripetizione. L'infausto livello delle moto che ti concedeva 3 vite da perdere tutte nel giro di più o meno un secondo, permettendoti solo di allungare il processo di sofferenza. E allora che facevi? Chiamavi un amico, giochiamo in due, si vince easy, no? Come no? Multiplayer era anche peggio. Per un motivo, non si poteva disattivare il fuoco amico, e il nemico diventava il tuo amico. E a quel punto il gioco praticamente ti spronava a uccidere la persona che avevi a fianco, che avevi tu chiamato a giocare. Cioè, capite la deviazione mentale di Battletoads?